con un minuto di ritardo, ma siamo ciao a tutti, ben arrivati. Ciao Mimma, come va? Ecco Marta. Allora, aspettate che... Ciao Ale. Stasera il mio telefono ha deciso che... Ok, forse ci siamo. Come state intanto che Marta ci raggiunge? Scriveteci. Eccola! Ciao! Ciao! Ehi Elena, ciao! Col super maglione tu. Come stai? Bene. Sì. Bene. E tu piuttosto? Bella raggiante. Hai mollato Pennellessa e... Per ora sì. Si va avanti una stanza alla volta. Bene, così si fa, dai. Sì, ho scoperto di avere muscoli che ignoravo, di cui ignoravo l'esistenza. Ma li hai scoperti per il male, immagino. Di solito funziona così. Quando iniziano a far male, scopri, ma... Questo muscolo lo ignoravo proprio di averlo. Allora, intanto ci sono un sacco di altre persone. Ciao a tutti. Che ci raggiungono. Ciao Fede. Ciao Emanuela. Ciao Laura. Yeah. Ciao Manu. Perfetto. Wow, allora, ci siamo. Questa sera dovete sapere che io... Oh, guarda, Emanuela ti dice che meraviglia di maglione. Hai visto? Dai, su. Allora, occupa un cassetto solo questo maglione perché non so se hai visto quanto è grosso. Però la soddisfazione di averlo fatto è tanta. Brava. Io li facevo da ragazza e poi ho smesso di sferruzzare. No, l'ultima cosa che ho fatto è una super... Una cosa enorme per mia nipote, tipo una mantella a tre teli, uno intero dietro e due davanti che sembra un poncio, insomma. Con una lana enorme, infatti ho dovuto prendere dei ferri apposta. Vabbè, l'ho fatta qualche anno fa, dopo ho detto ok, basta. Però mi piace. Sì, bene. È un'altra cosa ma rilassante. Sì, sì. Come anche l'uncinetto, io devo dire che ultimamente mi ero appassionata alle granny squares, li conosci, no? I quadretti con sì. tutti i colori che si susseguono, eccetera. Ne ho, penso, 200 da parte fatte, mai usate. Infatti... Devi assolutamente farci qualcosa. Sì, volevo farci un soprabito, perché ne ho abbastanza. Sì. Poi lo studierò. Va bene. Aia, c'ho il gatto che mi morsica bene. Allora, la mano dice... Aspetta che... Dovete fare una promessa per il 2021 Au. Che continuate tutti i martedì. È troppo bello questo appuntamento tra Station e Calligraphy Addicted. Sì, continuiamo, certo. Certo. No, allora, dicevo... Patrizia, ciao! Che questa sera... Avete rischiato di cadere nella lista dei nati oggi e poi invece Marta ha avuto un'idea molto brillante, molto carina, che è quello di fare giorni e mesi, eccetera, perché effettivamente magari qualcuno di voi deve preparare l'agenda oppure fa il bullet journaling, come dicono quelli bravi. Non saprei da dove cominciare, francamente. E allora facciamo un pochino di modi di scrivere i nomi dei giorni, i nomi dei mesi, eccetera, anche variando poco poco lo stile, però potete dare un sapore diverso, no? Alle sì, pagine. Sì, assolutamente. Rimanendo molto leggibile. Tu usi l'agenda o non Allora, usi? io avevo un'agenda,
Ho sempre avuto le agende, sempre, 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 sempre. Negli ultimi 3 anni, però, ho preferito passare a dei quaderni alla fine. Mi faccio dei quaderni in formato A5, quindi sono fogli A4 piegati in due sostanzialmente. Gli appuntamenti veri e propri li tengo sul telefono, mentre le cose da fare le ho spostate sul quaderno. Quindi ho un quaderno che poi in realtà non è diviso a mesi, va per periodi o per progetto, diciamo. Io ho tentato per un po' di acquistare un'agenda già stampata, già pronta, ma non ho mai trovato quella giusta. Perché poi dopo anno le esigenze cambiavano, perché la mia Sì. giornata cambiava, i miei appuntamenti Guarda, ti faccio cambiavano. vedere la mia storica, che è questa qua, che ha gli inserti dentro, è fatta con le tasche, poi ci si possono mettere gli inserti e quella a 6 punti. Sì, ho ben presente, sì. E l'anno lo compri Sì. a parte, insomma, quello sì. L'anno scorso ho iniziato, in realtà non è un bullet journal, però è comunque un quaderno puntinato, tipo di quelli che si trovano, però me lo costruisco io. Non sono brava come quelli bravi che stanno a mettere i timbri, che stanno a dare tutta l'impostazione, la tematica, eccetera. Io semplicemente faccio la griglia, disegno la griglia divisa per giorni, settimanale, però almeno so quanto spazio devo lasciare per le mie esigenze. Sono tutti metodi, certo. Tanta gente il sabato e la domenica sono molto molto piccoli lo spazio per il sabato e la domenica, invece a me interessa, quindi me lo costruisco proprio come voglio io. Sì, Per quello che per sì, sì, sì. me è interessante l'idea del farsi l'agenda da sé, però è un impegno. È un bell'impegno perché tutti i mesi devi prepararti il mese successivo oppure ti devi portare avanti scrivendo. Certo. Però è divertente. Sì. L'alternativa è che magari uno i giorni se li può fare su dei piccoli cartoncini e poi questi cartoncini li applica alle pagine. Così non sei costretto a scrivere proprio sulle pagine delle agende. Perché, per esempio, io quello che ho notato dei quaderni, che a volte ne trovo alcuni bellissimi che mi piacciono da morire, ma le pagine sono impossibili da usare con l'inchiostro. Quindi devo scriverci con una penna Bic proprio, una penna inchiostro con la punta A sera a normale. sfera tradizionale, e se voglio invece usare colori o inchiostri, eccetera, devo farlo su un cartoncino separato e poi questo qui lo applico con un pochino di colla, eccetera. E è un modo per poi magari Saranno anche tantissimi altri di modi immagino, sì. A me piace anche il fatto di fare i cartoncini perché poi uso i washi tape che adoro, quindi ne ho una buona collezione per non dire, e lì mi sbizzarrisco e mi colorano anche le pagine. Bello, Quindi è sì, bello, sì. esatto. Ok, dai, allora proviamo Iniziamo. a trovare il setting del. Aspetta, devo girare il telefono qua, è un casino. E tu invece nella casa nuova hai già trovato la stanza che sarà la tua stanza? Sì, quella già l'ho trovata da subito. E te ne sei appropriata. Subito trovata, già pitturata, già solo pronta da arredare. Ottimo, bene. E ci farai solo calligrafia lì? Che Sì. bello. Allora, dopo, quando sarai tutta pronta, arredata, eccetera, ci puoi fare un tour. Sì. Sì, è piccolino il tour perché è Vabbè. Lo molto grande, però è tutta mia, quindi sai che ci sono le pareti, è si può una andare in grandissima verticale. conquista. Quindi Vero, vero, vero. sviluppa in verticale. Allora, io arrivo senza riscaldamento, quindi faccio 2 minutini di. E poi passiamo.
giorni. Ah, facciamo anche i numeri stasera, vediamo. Sì, dai, qualcosina di numeri, giusto per... Che poi serviranno, no? Per mettere, esatto, per scrivere l'ala. Oh, ma quanta gente c'è stasera? Completa. Ma non andate in vacanza? Cosa fate tutti a casa? Qua, qua. Le ultime. La battuta del secolo. Madonna. Ma qualcuno di voi oggi ha sentito il terremoto, povera gente, quelli in Croazia, porca miseria. No, ma tra l'altro anche nel veronese ho sentito. A Verona si è sentito, sì, lo so. Sì, sì, sì. Sì. No, io non ho sentito nulla. Stavo pitturando, stavo col rullo, però non ho sentito nulla, quindi... Vabbè, tu però sei anche un po' lontanina, no? Beh, sono vicina a Verona. Quanti chilometri sono da te a Verona? Da me a Verona saranno, oddio, saranno, boh, 30 chilometri. Ah, sai che... Ah, però vedi che stanno dicendo, sì. Vabbè, Emanuela, da voi sì che si sarà sentito, cavolo. Quindi si è sentito parecchio dappertutto. Sandra, è vero, sul Lago di Garda si è sentito, ma sai che tra l'altro io ero in un paese vicino al lago, molto vicino al Lago di Garda, perché io comunque vivo lì e vivo qui, e io non l'ho sentito, ma molto probabilmente perché ero impegnata a fare, ero concentrata a fare altro, quindi non ho proprio percepito la cosa. Ma tu lo sai che con il tema agende qui, se dovessimo aprire proprio l'argomento, sai quanti appassionati ci sono? Della, ma sentiamo, sentiamo di quelli che sono, della di quelli che sono online. Quanti secondo di voi fanno l'agenda? Scriveteci. Tanto se siete grafomani qualcosa lo fate, no? Ciao Maria Grazia! Dunque ci ha raggiunto la Maria Grazia Rughetto, che è un'insegnante di Spazio Cam. Lei insegna a fare queste cose mitiche, mi ha insegnato a fare queste cose mitiche con la pasta, la porcellana fredda. Lei! E lei, andate a vedere il suo profilo, seguitela e fate il suo corso, che è super divertente. No, ci sono troppe cose belle da fare, creative. Sì, sì, infatti. Io oggi mi sono ripresa in mano un libro, adesso magari ve lo faccio vedere se c'è qualcuno di voi che vuole iniziare a farsi una piccola biblioteca che riguarda la calligrafia. Che è sempre cosa buona e giusta. Esatto, che uno piano piano, senza spendere un capitale, comincia a prendersi dei libri, insomma, interessanti, utili, non spende troppo, e se non è proprio super deciso a iniziare questo percorso, lo tiene lì, è una cosa che non è costata chissà quanto e va bene così, no? E tu ce l'avrai sicuramente. Vediamo. Il libro di Ann Kemp. Ah, sì. Che c'ha dentro anche l'italico, ma soprattutto che vi fa cominciare proprio con lo scheletro delle... Adesso vi faccio vedere intanto che è un libercolo proprio piccolino. Vedete quanto è piccolo? Ho la stessa edizione anch'io. Sì, è formato A5, un po' più stretto. E comincia proprio con il monolineo. E spiega tutte le cose. Elena, tu questo non ce l'hai? Mi stupisce. Eh sì, Elena, è vero. Questo è un must have se volete studiare il foundational. Ma lei, che non sono altro che le minuscole delle capitali romane. Questo qui, per intenderci, ok? Si fanno delle cose splendide con questo stile. Lo potete fare ovviamente anche in monolinea,
Poi vabbè, ci sono c'è la spiegazione dello stile delle maiuscole romane, è in inglese, però è semplice da leggere, soprattutto potete guardarvi. E poi c'è una sezione, eccolo qua, ta-tan, sull'italico. Eh sì, l'avevo tutto lì, segnato. Mi piace molto, il suo italico è super pulito, proprio bello. Vedete come sono semplici, noi non stiamo facendo altro che lo scheletro di queste forme qua, no? Non mi ricordo quanto costa, vabbè io c'ho perché credo di averlo preso di seconda mano, questo qui costava 3 sterline 95, quindi avete un'idea del... Io 4 sterline 95, però ecco, se non ricordo male, l'avevo trovato su eBay. A pochissimi euro, davvero. Sì. Quindi, cara Elena, compratelo. E sono quei manuali, sono quei piccoli manuali da tenere per ogni tanto andare a sfogliare per così. Scherzi? Assolutamente sì. Sono allora, proprio... Io faccio sempre un po' fatica quando ci sono le versioni digitali dei libri oppure le versioni digitali delle dispense, dei corsi che frequento. Sì, io sì. Tendo sempre comunque ad acquistare il libro dove è possibile, dove è accessibile ovviamente, perché mi piace proprio l'effetto dello sfogliarlo. Sì. Del segnare la pagina, del mettere il post-it, del mettere le note e anche quando mi è possibile le dispense vere e proprie o comunque delle pagine che mi interessano, dei manuali antichi che ovviamente non si trovano su carta stampata ma quelli per forza. Comunque a stamparli per tenere proprio il foglio sul tavolo per consultazione. Mentre studi. Sì. Sì. A che puntata siamo arrivate? La 10 oggi o le 11? Credo la 11 oggi. Mamma mia, ragazzi. Sì. Cioè, abbiamo già fatto il mesiversario e non ce ne siamo accorte. Abbiamo già fatto... Cioè, boh, qui dobbiamo celebrare. Adesso troveremo un modo per celebrare, dai, degnamente. Ti suggeriscono sì. Agende con cui su cui si può scrivere tranquillamente con l'inchiostro. Smithson, London. Ah, queste ce le dobbiamo segnare subito che dopo i commenti vanno via. Sì. Cavolo, ragazze. Allora, facciamo una cosa però. Chi ci ha scritto questo commento manda il messaggio con le informazioni o a me o a Marta, così noi lo mettiamo nella descrizione. Nella descrizione, brava. Sì. Ok. Allora, io prima mi ero fatta un piccolo esempio che voglio farvi vedere al volo. Intanto cambio il foglio, che quello lì era un foglio di recupero, che sapete che io non... Allora, eccolo qua. Dunque, per farvi vedere, giusto per spendere una parola sul fatto di quanto può cambiare davvero lo stile, no? Che diamo alla nostra pagina introducendo delle piccole modifiche, delle piccole variazioni al nostro stile. Allora, la prima parola l'ho fatta, non so se immagino che anche Marta farà
tutte queste prove, no? Cioè, sì, parti sì. con uno stile super semplice, proprio un bastoni, come si dice in gergo, e super scheletrico, e poi aggiungo delle piccole variazioni. Per esempio, qui ho deciso di aggiungere come delle piccole grazie che sono tipiche dell'italico fatto a pennino. Questa cosa qua, il piccolo tratto di ingresso nella N, il piccolo tratto di uscita dalle lettere, è tipico dell'italico fatto a pennino, no? Però se lo guardo rispetto alle altre parole, vedete come cambia. Qui, anziché fare l'occhiello chiuso della L, ho deciso di farlo aperto e ho collegato le lettere. Sì. Tutte queste piccole qui ho fatto una variazione, ho staccato le lettere, ho messo la D fatta a modo italico di cancelleresco. Mm-hmm. Qui sono tornata a fare un mix perché ho messo, sono tornata le lettere normali, quelle bastoni, ma ho messo una L un pochino più elegante, insomma, che può essere anche una bella cosa, nel senso che uno si sbizzarrisce con un piccolo svolazzo nella maiuscola e poi il resto della parola la fa super semplice. Ragazzi, la ola per Michele Perusin è arrivata. Ciao Michele! Ciao, come state? Michele ha avuto un super bimbo da poco, come state? Tutti bene? Adesso arriverà in ritardo il suo commento. Che bello Michele! Andate a vedere anche i suoi lavori. Lui è mancino, eh? Michele è un calligrafo mancino. Quindi se volete sapere, e se siete mancini e avete curiosità di vedere che cosa si può fare da mancini, andate a vedere il suo profilo e vedrete che i mancini non avete sono scuse. Anche... Non avete scuse, esatto. Allora, dai, proviamo a scrivere un po' di giorni della settimana, i mesi, eccetera. Che accoglienza! Eh beh, tra l'altro, bergamasco come me. Davvero, è vero! Siete conterranei! Sì! Allora, io come al solito ho il telefono in faccia e anche il gatto che ha deciso di non collaborare, ma proviamo. Allora, voglio provare a fare quella cosa della maiuscola. Se riesco, aspettate. Qui ci sono nell'inquadratura. Sì. No, io sto lavorando con una punta media, guardate come si vede. Punta che lascia un tratto proprio bello grosso. Sì, io punta sottile. E anche la mia si vede bene. Allora, sto usando anche una proporzione. Uno può anche giocare con le proporzioni, no? Qui l'altezza della maiuscola non è nelle proporzioni giuste. Se dovessi dare un parere formale alla sì. mia, no? Sì. Però poi uno diciamo può anche... che sull'agenda magari uno deve anche fare i conti con lo spazio a disposizione per scrivere il giorno, per scrivere la data, eccetera. Quindi diciamo che sono delle variazioni nella proporzione concesse per delle esigenze di spazio. Quindi tu quando fai la tua agenda come ti regoli? Usi le maiuscole? Usi... come fai? Allora, io di solito scrivo le faccio i giorni abbreviati, quindi scrivo proprio Lun Marmer. Ok. Perché ho bisogno semplicemente di andare su a vedere istantaneamente il giorno, non mi interessa che ci sia scritto tutto lunedì, martedì, mercoledì, quindi semplicemente o l'iniziale o le prime tre lettere del giorno. Sì, ok. E a volte ci aggiungo proprio anche sotto il numero, quindi all'interno
diciamo, della composizione delle tre lettere del giorno, ci inserisco anche il numero, quindi diventa un Giusto. blocco unico. Giusto. Giorno e numero. Vedete che è super semplice, ma è un bel esercizio, no? Se uno vuol fare. E soprattutto poi se vi fate i titoli, i numeri dei giorni, i nomi, eccetera, in bella grafia, poi magari vi viene anche voglia di continuare a scrivere con lo stesso stile. Sì, è vero. No? Perché non vi va di rovinare le pagine, tutte queste cose qua. Esatto. Che tra l'altro è anche un ottimo esercizio Esatto. giornaliero, sì. Che uno dice: non ho mai il tempo di scrivere, di fare esercizio, ma uno per fare esercizio non necessariamente si deve mettere a scrivania, avere mezz'ora a disposizione libera, che nell'arco di una giornata magari non tutti hanno, ma anche il semplice atto di scrivere l'agenda, scrivere un appuntamento, scrivere le cose da fare può diventare un modo per fare esercizio. Basta ricordarsi di scrivere applicando le cose che si sono imparate. E non avere fretta di scrivere, cioè bisogna uscire un po' dal loop mentale di prendo appunti. Io quando uso l'agenda spesso non riesco a fare questo esercizio qua proprio perché per me l'agenda è sinonimo di prendere appunti, no? E quando vado nella modalità prendo appunti, parto con la mia scrittura normalissima Sì. e non. Questa è la cosa che mi viene più difficile. Però, allora, adesso io provo a scriverli, invece usando uno stile un pochino più corsivo. Vediamo, eh. Mai. Quindi uso le legature, magari le faccio abbreviati come dicevi tu. Uno dei modi è fare la N con la sua stanghetta dritta tipica dell'italico. Ma se voglio posso anche farlo entrando nella N così. Una piccola variazione, però è carina anche questa. Diciamo che se mi voglio mantenere più sulla. Eccola Elena. Sull'italico monolinea, allora userò questo stile di NM, che sono proprio tipiche. Elena, com'è andato il Natale? Martedì. Voglio provare a fare l'altra R, quella diciamo italica, ma non so se poi è carina attaccata alla T. Sì, forse posso farci, ecco, questa cosa qua. Bella. Funziona, funziona. Mangiato, riposato e guardato film. Ah, ha Cecilia ha guardato film. guardato film. Allora, Elena, sarai una delle nostre spacciatrici di titoli, perché dovete sapere che partirà la puntata appena prima della Befana. Abbiamo pensato di farvi scrivere titoli di film. Adesso lo dichiariamo così vi prepariamo anche. E faremo un sondaggio, vi chiederemo di mandarci il titolo dei film che avete visto durante le feste di Natale. Tanto lo sappiamo che tutti sono stati davanti alla televisione. Non potevamo
fare altro d'altra parte. E così ne raccogliamo un po' e ce li scriviamo in diretta. Esatto. Appena prima della Befana. La M che sto usando io, che ha usato anche Marta, fatto in questo modo con l'occhiello di partenza, non è dell'Italico no. Monolinea. No. Noi la prendiamo a prestito dal corsivo americano. Non è, però è assolutamente carino. Italica, però stiamo giocando. Chi è che ha scritto una pacchia? Sì, lei, sempre lei. Te la stai godendo adesso. Allora, andiamo al giovedì, che almeno c'è una G, e vediamo di fare qualcosa. Oddio, veramente non... L'hai mai vista o l'hai mai fatta la G fatta così? Con il... con l'occhiellino piccolo? Sì, l'ho vista ancora. Bella. Carina, no? Sì. Oppure la possiamo fare anche che gira in giù. Tu come la fai la V piccola, Marta? Fai questa qui con la puntina tipo l'italico oppure fai quella arrotondata? No, faccio quella appuntita. Qui faccio, cioè nel monolinea sì, tendo a fare quella appuntita. Sì. La V maiuscola avete poco da inventarvi, eh? Sì. Se, o si contamina un po' con altri stili. Sì, potete fare... Invece la D così. Mi sono divertita un po' prima. Vediamo dov'è che sono. Guarda. Bella, carina. È carina, vero? L'unica cosa che mi viene da dire è che perde un pochino di leggibilità. Sì, perde un in po' di alcune leggibilità parole. E diventa proprio una... Sì. Come si dice? Uno sfizio da mettere. Sì. Allora, passiamo... Oddio, ho sparato qualcosa. Boh, vabbè. Ho qualcosa sotto la sedia, ma lo vedrò dopo. Passiamo ai mesi. Sì. Anche perché sono già le 9:34, ragazzi. Non ci credo. Allora, gennaio. Le G le abbiamo viste. Potete anche fare la G. Super semplice, no? Senza gambette che scendono, senza... Ho completamente sbagliato la riga. Allora, rifacciamo. Allora, dichiarate, visto che siamo in post Natale, dichiarate quanti regali legati a calligrafia, cartoleria, penne, eccetera, vi sono arrivati. Dai. Quanto avete stressato i vostri cari per farvi regalare materiale di cancelleria e calligrafia? Io no, ho comprato tutto prima. Sì, io pure quest'anno
Niente. Il mio autoregalo sarà un corso che voglio fare l'anno prossimo. E vabbè, quello è un autoregalo, forse non vale neanche come regalo, però. Però lo farò. Vedo che nessuno... Ah, la Elena dice solo due pen holder di Sec Calligraphy, niente di che, insomma. Due cosine così. Noemi, il mio amoroso mi ha preso tutta la wishlist di Amazon, non è possibile, non ci credo. No, stai scherzando. Ma dai! Santo subito, faccelo conoscere. Wow, beh, dici cosa c'era in questa wishlist, scusa. Beh, una cosa la sappiamo. Sì, la penna a caldo. La penna, sì. La foil pen. Elena, wow. La penna stilografica con gli inchiostri colorati, dai, che figo. Vogliamo vedere, dopo vogliamo vedere. Postate nelle storie. Taggateci, fateci invidia. E poi le penne colorate di ok, le penne colorate di Marta. Che meraviglia. Sono in arrivo, bene. Che concentrazione. Davvero, sembra che stiamo scrivendo una bolla papale. Comunque io allora non ho più scuse, devo trovare il tempo di almeno impostare almeno gennaio, perché fra pochissimi giorni ormai ci siamo, eh? Zero scuse proprio. Ho tutti i pen holder della SEC, caspita. Lo stesso pen holder dritto che ha Rachel Yellop. Ciumbi. Perché gliel'ha regalato Ernesto Casciato. Elena, vabbè, Ernesto insieme al suo socio, insomma, che fa i pen holder. Ah, sì. Elena, le penne basiche di Amazon. Certo che me le ricordo. Ti sono arrivate. Che vanno benone, no? E come ti trovi? Io, guarda, per me sono... Io sono contentissima di quelle penne lì. Sono davvero belle da usare. Arrivano il 2. Ok. Allora per la puntata della Befana ce l'ha. Sì. Da usare. Allora, io nelle storie ho lanciato un sondaggio. Se siete del team agenda stampata o del team bullet journal, perché se siete del team bullet journal, dovete farci vedere il vostro mese. Fateci vedere come avete impostato il vostro mese, così possiamo prendere ispirazione. Parlo per Veramente me. la peggio, guarda. Parlo per me.
La peggio. Io veramente questi lavori mi stanno assorbendo Ti tempo, credo. energie e quindi qualsiasi aiutino è ben accetto. Certo. Cioè, vedi, a proposito di energie, ottobre, stavo scrivendo ottobre. Potrebbe Allora, essere un io nuovo mese. comincio un po' di numerelli. Poi sui numeri, ragazzi, veramente io Ma con i numeri io mi diverto un sacco. faccio, sì, faccio proprio numeri a, no, non dico a caso, ma insomma, A sentimento. sì, molto Sì, che però secondo come me sono. è il modo più divertente per farli. Certo, se uno sta facendo una No, certo, commissione, se sto ovviamente facendo una diverso. cosa formale, ovvio che Certo. faccio quelli, no? Però stiamo parlando di. Oh, fermi, Alessandro, Alessandra Cattaneo, Caueco Rossa Natale e corso avanzato con chi è? Voilà. Vabbè, ma allora. Voilà. Paola si è autoregalata una lami e l'inchiostro. Pacco in arrivo. Brava Paola. Tra Brava l'altro, Paola. guarda, ti devo raccontare questa. Ho scoperto che Paola vive nel paese dove io sono nata e come hobby lei e suo marito hanno le capre. Sì, mi ha mandato delle foto bellissime che io proprio Ma che mi sono figata! sciolta completamente. Ma quindi avete anche capre rare, Paola? Aspetta, mi ha detto la razza, però Paola ricordacelo perché non me lo ricordo più. Sono proprio particolari. No, ah, Elena, Alessandra parla del corso avanzato, ma è il livello 2, scusa, del copperplate monolinea, quello che faccio con Spazio Cam, perché lei ha fatto il livello 1 questo autunno e quindi vuole andare avanti a studiare e fa il livello 2. Sono arrivati altri capretti, sì, che bello. No, è il periodo delle nascite, quindi sono istruita su questa cosa. Il periodo delle nascite, quindi Paola, assieme al veterinario, proprio assiste i capretti. No, vabbè, ma Paola, ma tu devi mettere qualche post, qualche cosa di sta roba, ma che bello! Sì, molto. Che ci sono persone che proprio per hobby fanno questa cosa. Ah, tu devi sapere che il mio sogno è di andare in pensione il prima possibile Sì. e comprarmi 3 galline. Io non so perché, ma le Per le galline a me. uova. No, a parte le uova, sì, ma mi fanno proprio simpatia. Mi Sì, sono sono sempre strasimpatiche. piaciute da morire. Io sono cresciuta in campagna dai miei nonni, e, quando non avevamo scuola, ovviamente. E sono nuova vita, cosa bella, bella, sì, ha ragione Paola. Brava Paola. Allora. Che dici? Ci siamo? Finito il tempo? Guarda, hai il telefono praticamente sulle nocche, Marta. Molto bene, grazie. Quindi non ti si vede la punta della. Ecco, so che sei scomoda a scrivere. Quindi, ragazze, per farvi venire voglia di provare. Anche, diciamo che anche chi non fa bullet journaling potrebbe andare a vedersi che cos'è e magari provare a fare un mese, no? Giusto Sì, no, ma guarda che allora. per fare un esercizio, una cosa nuova. Poi, per esempio, Esattamente. le persone, tra virgolette, pigre, no, forse non pigre, però insomma, come me, che non amano prepararsi le cose con i giorni. Io mi sono completamente staccata dall'idea di fare la pagina schematizzando i giorni
e mi faccio i progetti, tipo inizio un nuovo progetto, ci metto le cose da fare, le attività, e poi mano a mano me le spunto, però se ho delle micro attività, quindi degli appuntamenti da segnare in agenda legati a quel progetto, me le segno sul telefono, no? Però il macro progetto mi rimane su un quaderno. Quindi io quello lo faccio e uso tutte le tecniche, diciamo, che userei per un Assolutamente. journaling normalissimo, ma le applico in modo diverso. Assolutamente, sì. Quindi si possono anche applicare, ecco, ad altre cose che non siano l'agenda. Allora, questo è quello che abbiamo prodotto questa sera. Quindi vedete che questo è uno stile che si presta Sì, molto. perché poi è leggibile, è Esatto. pulito, è ordinato. E quindi, come tante altre cose, è adatto anche per questo periodo. Esatto. Allora, Marta, sono le Torniamo. 21:47. Direi che torniamo Torniamo un di attimo. Lisu. Sì, fammi vedere se riesco a fare una cosa lenta. Così. Eccola. Vedete che io uso il doppio. Io spero di fare giusto. Devo salvare io, vero, stasera? Sì, hai iniziato tu, quindi salvi tu. Tocca. Salvo io, sì. Dunque, chi è che ci scrive? Ello Glitti? No, il nome già mi piace. Glitti. Sono ipnotizzata, stupende. Prova, 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 prova. Bene, allora, la Laura Quinterelli. Grazie, ma che bello. Ci vediamo. Che bello. Martedì prossimo, che dovrebbe essere 5, abbiamo detto? 5, sì. È 5. 5. Non anticipiamo niente, potrebbe esserci un piccolo cambio, ma non siamo ancora sicuri, Vediamo. quindi adesso vediamo che cosa succede. E niente, grazie della compagnia come sempre. Ma Grazie a te. andiamo a dormire la Marta che ha due occhi stanchissimi. Ho anche cercato di camuffare, ma non Ma grazie a voi, ma che carine, guarda che cose belle che scrivono. ce la faccio. Grazie, no, Vi ma prego. grazie a voi che ci siete, che ci seguite, che seguite i nostri deliri. L'importante per noi è passare del tempo insieme, no? Sì. E poi bisognerebbe fare una cosa, perché adesso no, fino adesso noi abbiamo sempre fatto quello che ci pareva, proprio per dirla. Invece sarebbe bello se loro vogliono vedere qualcosa fatto o hanno dei dubbi, se ce lo scrivono e noi ne parliamo, no? Se riusciamo a rispondere, ne parliamo, usiamo questo spazio delle chiacchiere monoline, prendiamo spunto dalle difficoltà che hanno loro, i dubbi, le cose, no? È così che. Andiamo a sviscerare un po' i dubbi reali che comunque magari potete avere. Esatto. Quindi il libro di oggi è Unkempt Pen Lettering, costa 2 lire, ve l'abbiamo fatto vedere. Cercatelo su Amazon, su eBay, dove vi pare, lo trovate perché è super. Ah, diciamo un'altra cosa, che ci sono tante diverse edizioni, non tante, però potrebbe essere non con la copertina arancione, ma con la copertina bianca, però dentro Vero. è Il esattamente lo contenuto è lo stesso. stesso, sì, esatto. E poi è un formato super comodo perché vedete è grande come il nostro faccione. Lo potete mettere sulla scrivania, sul vostro angolino per studiare, è comodo, ve lo buttate in borsa, pesa zero, costa zero. Quindi cominciate a farvi una piccola biblioteca anche per studiare calligrafia. Quindi oggi abbiamo dato il nostro primo consiglio per gli acquisti, quelli seri, non Vero, i vero. bisogni, Questo di penne della glitterate. piccola biblioteca potrebbe essere un qualcosa che di tanto in tanto potrebbe uscire. Esatto. Potremmo segnalare. Bene, la prossima volta vi facciamo vedere un altro libro che vi consigliamo, noi ve la buttiamo lì se poi volete.
lo comprate, cominciate a... Sì, continuate, mi raccomando. E la prossima volta saremo nel 2021. Sì! Io non ho la trombetta per fare... Non ho niente, non ho nemmeno le stelle filanti, non so che cos'è. No, nemmeno non ho le bombette, non ho niente, però vi auguriamo di tutto cuore di fare un buon ultimo dell'anno, di cominciare bene. Sì. E grazie della compagnia che ci avete fatto in questo 2020. E... si trova disponibile in Amazon USA? Certo, certo. Sì, credo proprio di sì. Te lo facciamo rivedere? Pen Lettering and Camp. È disponibile in tutti gli Amazon del mondo. Anche perché è in inglese, quindi sicuramente. Esatto, il libro è proprio in inglese. Si trova disponibile. Sì, signora. Bene, allora, Instagram sta per tagliarci perché hanno il limite di tempo. Grazie. Auguri a tutti. Auguroni, ci vediamo presto. Sì. Buona fine 2020 e buon inizio del 2021! Yeah. Ciao! Ciao!